Però il verbo, ma io guardate, no, scusi, bravo Maurizio, camolese resta, cioè, allora questo vogliamo sentire. Presidente, Maurizio, siamo capita così però. No, però è meglio... Aspetta, camolese resta, Presidente. Camolese è qua con noi, Camolese è il nostro allenatore, noi dobbiamo fare il programma, no Maurizio, Maurizio no assolutamente, noi dobbiamo fare adesso riesaminare, fare i programmi per il prossimo anno con Camolese, a fine campionato rifacciamo la verifica, tutto considerando che c'è questo contratto ancora per però, dire, direi più di Camolese, questo verbo resta, di Camolese resta, voglio sentire questo Camolese sì, ma dice. Questo non può dire, ma no lo posso dire tranquillamente lo allora lo dica tranquillamente Camolese resta bravo l'allenatore del Torino in Serie A deve dire che mi vale non me la vinca allora Camolese resta, ma questo è un discorso solo terminologico così che non vuole dire però così. Siccome piace io sono con Renga e con Kerst. Sono per le cose, per le sintesi, Camolese resta è un'affermazione, il contratto sono, è un po' fumoso. Camolese resta come allenatore del Torino in Serie A, non come collaboratore, come amico allenatore della società. Allora, resta Renga, come allenatore del Torino, sì o no? Noi abbiamo, adesso stiamo girando intorno un po' alle parole e io posso fare tutte le affermazioni possibili, immaginabili. Noi abbiamo un appuntamento, diciamo così, strategico a fine campionato, diciamo l'11 giugno. Con i vertici societari, con Camolese per fare i programmi, per attualizzare i programmi. Questo al di là di contratti, quindi Camolese di garanzie, insieme eccetera. Con voi sceglierà i rimborsi per il Torino. Per cui faremo questa verifica tecnica, societaria, eccetera, e direi che non ci sia altro da aggiungere. Lei questa volta è stato precisissimo, Camolese viene... diciamo cooptato nel vertice, il contratto è più importante che le parole, dice, viene rispettato il contratto e l'ha detto Camolese resta, quindi ha tradotto in sintesi quello che volevi tu. Un allenatore che ha guadagnato sul campo il diritto di allenare il Toro in Serie A, questo è Giancarlo Camolese. Allora, tu che sai tutto del Torino, resta Camolese, lo puoi confermare in quello che è il presidente? No, io non sono il presidente del Torino, io dico che noi come giornale, come tutto sport, desideriamo caldamente che Camolese resti alla guida del Toro anche nella prossima stagione, perché se l'è meritato sul campo e deve restare. Camolese resta. Allora, calciatore mascherato.